Fasano è il punto d'incontro tra sport e spettacolo, tra mare e collina brindisina. Un centro dell'eccellenza pugliese dove ogni anno, da 58 a questa parte, si perpetua il rito della Coppa Selva di Fasano. Qui si danno appuntamento i cronomene delle gare in salita ed alcuni personaggi dello spettacolo e della canzone. Proprio loro, gli attori, le showgirl e i comici, per tre giorni si confondono tra i piloti, vestendosi da piloti, calandosi nella parte senza un copione da seguire, ma cercando di imitare i campioni del volante con più o meno successo. Succede anche questa cosa. Ma il vero ed atteso attore resta Simone Fagioli, l'idolo che gli sportivi fasanesi hanno adottato, il catalizzatore di tutte le attenzioni e nessuno si sbaglia ad indicarlo, a cercarlo, ad acclamarlo. Lui si emoziona per il calore del pubblico, ma non si lascia irretire e li ripaga con l'unica moneta che ha a disposizione, dando spettacolo sportivo, scalando velocemente la breve salita che collega il pianeggiante centro abitato alla selva di Fasano. Il traguardo è 5.600 metri dopo la linea di partenza, un nastro asfaltato da percorrere in apnea, sfiorando muretti a secco e trulli, cosa che a Fagioli riesce bene sin dalle prove. Determinato e veloce, il campionissimo toscano inizia nel migliore dei modi la trasferta pugliese. Al volante della norma M20 Zytec gommata Pirelli, superando alcune difficoltà con il cambio di velocità, si mette in evidenza nelle due salite di ricognizione sul tracciato che il giorno seguente lo vedrà impegnato nelle due gare, assieme ai 204 piloti partecipanti. Assente il trentino Christian Merli, l'unico che appare in grado di avvicinare i rilievi di Fagioli e ripetere le sue traiettorie è il giovane cosentino Domenico Scola Junior, salito con la Osella PA2000 Ionia Corse con sensibile divario dall'extraterrestre toscano. Il figlio d'arte calabrese guida bene e fa tesoro dei consigli del padre Carlo e del nonno Mimì, che diventano fondamentali nel confronto diretto con il portacolori della Speed Motors Michele Fattorini. L'altrettanto giovane pilota umbro è pronto ad inserirsi nel duello al vertice ed attaccare la leadership della categoria E2B che appare in pugno al cosentino. Bene nella prima prova il giovane siciliano Francesco Conticelli, che con la Osella PA2000 è in scia ai tre di testa e di poco più rapido a precedere il padre Vincenzo in gara con la Osella PA30 Zytec, che invece è veloce nella successiva salita, resa scivolosa ed insidiosa dopo la rottura del motore di Marco Gramenzi. In ombra nella prima salita il catanese Domenico Cubeda è protagonista nella successiva prova con la Osella 2000, mentre anche l'eugubino Andrea Picchi è perfettamente a posto per dire la sua con la Lola Dom motorizzata Honda. Il reuccio della CN2000 Omar Magliona è perfettamente in forma e lo conferma anche nella vigilia della competizione, affrontata con la Osella PA21 Evo. Il giovane sardo si attende l'attacco da parte di Achille Lombardi, che ha individuato la giusta rapportatura del cambio del suo prototipo Osella. Più staccato è il pugliese Ivan Pezzolla, esordiente in una gara del CVM con la biposto del costruttore torinese. Attento a riprendere il feeling con la Osella è stato l'attore fasanese Ettore Bassi, a rientro dopo mesi di inattività. La prima giornata di prove subisce qualche ritardo sul programma, soprattutto dopo l'inondamento d'olio causato dalla rottura di un raccordo del propulsore dell'Alfa di Gramenzi, ma ciò non impedisce a Piero Nappi di esaltarsi con la Ferrari 550 GT1, a Francesco Leogrande di confermarsi autentico mattatore tra le GT con la Porsche, al siciliano Salvatore D'Amico di prepararsi al meglio per dominare il gruppo A, a Giovanni Del Prete di puntare al gruppo N e a Francesco Savoia e a Roberto Chiavaroli di individuare adeguate regolazioni alle vetture per giocarsi il primato nella Racing Start. Il folto pubblico s'accalca lungo il percorso, concentrandosi nei passaggi più spettacolari. La gara s'appresta a indicare i primi verdetti e le prime conferme, ed infatti Fagioli è come sempre al posto che gli compete, sul gradino più alto del podio in gara 1. Vince la prima salita, ma il crono di 2.05.82 non gli dà piena soddisfazione. Il non perfetto funzionamento del cambio gli impedisce di guidare in scioltezza. Quando si sfila il casco, Fagioli è attorniato dai fans e dai VIP con i quali scambia battute. Qui a Fasano non è mai facile, ogni manche è un'avventura diversa, quindi... Perché? Perché è molto difficile come gara, scivolosa, non è il massimo per avere la prima esperienza. No? No, no. Quindi vuol dire che fatto questo posso andare migliorando? Tranquillamente. Va bene.
Nella seconda salita di gara, il fuoriclasse fiorentino della Sport Made in Italy non si pone limiti, trova la perfezione e fissa il nuovo limite dei 5.600 metri del nastro asfaltato in 2.05.58. Alle sue spalle si piazza secondo assoluto sia nella prima quanto nella seconda gara il giovane cosentino della Ionia Corse Domenico Scola, primeggiando nella classe E2B 2000 con la Osella PA 2000. Sì, è una gara molto insidiosa a causa del suo fondo viscido, ma è anche ciò che la rende una gara particolare e diversa dagli altri. Il calabrese si conferma al vertice della serie tricolore in lotta con Michele Fattorini. In difficoltà in gara 1 all'Umbro non riesce di contrastare il passo di Scola. Così rallentato, Fattorini è stoppato nella seconda, alla quale non riesce a prendere parte. Sì, purtroppo fin dal primo tornante, al primo intermedio, è andata la frizione. Dall'intermedio in poi sono senza quinta e sesta, perché appena mettivi quinta e sesta la macchina naturalmente slittava. Ho fatto metà gara, quarta, e è andata anche fin troppo bene. Ho fatto 12, però dai, ormai è andata, è inutile recriminare sopra. Terzo assoluto e primo di classe E2 monoposto 3000 è il 33enne fasanese Giovanni Sacco, a rientro dopo 7 anni di stop e al volante di una potentissima Osella FA30 Zytec del team dello stesso Fagioli. Quarto assoluto e terzo di E2B è il catanese Domenico Cubeda, con qualche affinamento d'assetto nella prima salita e poi un gran tempo nella seconda, al volante della Osella PA 2000. La cronoscalata alla Selva, quinto round del tricolore montagna, ha messo in evidenza anche il siciliano Vincenzo Conticelli, che con la Osella PA 30 Zytec si piazza quinto assoluto mettendosi in luce nella seconda salita. Vittoria in CN con record anche per Omar Magliona. Il pilota sardo non è velocissimo nella prima salita. La prestazione è di pochi centesimi di secondo migliore rispetto a quella del reattino Achille Lombardi. Ma nella seconda il pilota della CST Sport cambia decisamente passo. Grazie al nuovo bilanciamento e altezza da terra ha portato all'Osella PA21S Honda. Magliona si esalta nel secondo impegno e lima il record di categoria portandolo a 2.17.22. Lombardi è secondo di gruppo a 2.99 nel computo totale delle due salite, dopo aver accusato l'errore di aver cambiato assetto e peggiorato il comportamento della Sport Prototipo nei colori AB Motorsport. Ma ho tremato perché non ero a posto di setup, ho temuto un po' di rompere la macchina e questo mi ha frenato alla prima. Adesso insieme a Simone abbiamo trovato un setup ideale, sono andato un secondo e due sotto il precedente record, quindi sono soddisfatto, felice e anche sicuramente contento. Comunque un complimento al mio diretto antagonista Achille Lombardi, perché è veramente una persona che sta crescendo gara dopo gara e sicuramente dovrò guardarmi le spalle anche da lui. Purtroppo io pago l'inesperienza e la quinta gara con questa macchina, quindi tante volte cerco io di migliorare di guida e faccio qualche errore. Complimenti a lui, ha fatto un tempone, ma io sono contento di essere lì. Ringrazio il mio team, la NP Racing, l'Avon, per delle gomme straordinarie che ci sta fornendo, e tutto il resto del team, grazie. È terzo all'esordio assoluto alla guida di un prototipo il fasanese Ivan Pezzolla, che ha messo a frutto l'esperienza fatta in anni di gare di kart. Quarto al rientro dopo mesi di inattività si è piazzato Ettore Bassi. Sì, un'esperienza bellissima. Devo ringraziare Catapano Corsi innanzitutto per questa opportunità. Sono soddisfatto, ma neanche tanto per il tempo, perché posso fare ancora meglio, quindi spero ancora meglio nella seconda. Ma devo dire abbastanza bene, la scuola del kart è una scuola ottima per gli sport prototipo, quindi non ho avuto tante difficoltà, devo essere sincero. Secondo di gruppo E2M è l'Eugubino Andrea Picchi, buon settimo assoluto dopo aver peggiorato il tempo della seconda salita rispetto alla precedente corsa a bordo della Formula 3 Lola Dom Honda. Picchi si piazza alle spalle di Sacco, accreditato di grande partenza grazie al motore da 3000 di cilindrata, ma è vincente in classe 2000 davanti al siciliano Samuele Cassiba, terzo di gruppo con la Tatus Formula Master.
È Fulvio Giuliani ad aggiudicarsi la classifica assoluta della E1 Italia. Il bolognese con la delta evoluzione della 2F è rallentato da un concorrente in difficoltà nella prima salita ed a vincere è il laziale Marco Iacoangeli. Nella ripetizione del pomeriggio Giuliani è velocissimo, mentre Iacoangeli accusa una scodata e perde tempo prezioso chiudendo al secondo posto. Gara molto combattuta, però la seconda manche ho alzato il tempo di 3 secondi perché ho dato una piccola toccata. La pista era molto più scivolosa e con la mia durata motrice non scivolava tantissimo. Diciamo che è sempre semplice dire essere favoriti e riuscire a stare davanti a Marco, specialmente in queste strade così forse un pochino più adatte a lui. Diciamo che io nella prima ho dovuto prendere il doppiato, la Ford davanti, ho perso tempo lì, e nella seconda ho attaccato un pochino di più senza esagerare chiaramente e per decimi sono davanti, quindi... Il napoletano Piero Nappi primeggia nella prima salita in E2S con la Ferrari 550 GT1, mentre nella seconda accusa problemi al cambio ed è terzo nel gruppo, mentre l'antagonista principe Marco Gramenzi non ha preso il via per le conseguenze della rottura di un raccordo dell'olio subita nel corso delle prove. Tra le coupé della classe GT Cup è il fasanese Francesco Leogrande che non ha tradito le attese dei tanti fan che lo seguono lungo il tracciato di gara, vincendo alla grande la prima sfida con il cronometro, salendo con la Porsche 911 GT3 in 2.35.06. Il pugliese si migliora nella seconda salita e primeggia davanti a Perchiunno con la Ferrari 430. In gruppo A affermazione nelle due gare e nell'assoluta per il triestino Paolo Parlato, che ha sfruttato la battuta d'arresto di Salvatore D'Amico, fermo per la rottura meccanica della Renault Clio nella prima salita. Con la Honda Civic Type R, Parlato vince bene la prima salita e poi subisce il ritorno di Francesco Cicalese nella seconda e s'aggiudica il gruppo. Sì, io non so niente di sta roba, per cui partiva dietro di me, quindi ho saputo più tardi e ho avuto una disgrazia. Mi dispiace, avrebbe vinto lui, io non faccio, ho troppi anni per far finta di, quindi avrebbe vinto lui, io sarei arrivato secondo e quindi sarei stato contento. Però una sfiga a uno, una sfiga all'altra, magari poi sai come sono queste cose, le gare è come il pallone che è rotondo. A Fasano brilla la stella solitaria di Giovanni Del Prete che domina il gruppo N. Spettacolare e a rischio di uscita di strada all'uscita del canale di Pirro per aver corso con pneumatici vecchi, il salernitano con la Mitsubishi Lancer 9 si impone nelle due gare che ha affrontato anche per preparare al meglio la vettura alle prossime sfide del CVM, avendo individuato nuove mappature dell'elettronica. Alle sue spalle si conferma anche il piemontese della V Motorsport Giovanni Regis, il torinese con la Peugeot 106 e secondo, ma vincente nella classe 1006 per 2.44 su Riccardo Martelli, terzo di gruppo e secondo di 1006, ma molto vicino a Regis nella prima salita. Allora, anche se ero da solo, penso che i tempi parlano da solo, perché è stata una corsa contro il tempo. Gara 2 ho avuto la sfortuna di tornare indietro perché ho preso la bandiera rossa e le gomme erano già finite, non mi hanno aiutato nel secondo tratto, anche pur facendo un miglior tempo nel primo tratto, ho tolto un secondo mi sembra dalla prima manche, non sono riuscito a migliorare, ho fatto tutto di traversa a venire su, alla fine ho pensato di portare la macchina sopra, va bene così comunque. Francesco Savoia si conferma e si impone nella Racing Start. Il pilota della Apulia Corse domina la categoria entry level delle CVM. Con la Mini Cooper del AC Racing si impone in entrambe le gare a Fasano. Secondo alle sue spalle si piazza il conterraneo e protagonista della serie tricolore Oronzo Montanaro. Non ce l'ha fatta il fasanese, più volte scudettato nel passato, a contrastare il passo del compaesano, portando al debutto in gara una appena ultimata Mini Cooper. Terzo in classifica si conferma il reattino Antonio Scappa, che con la Renault Clio si afferma tra le aspirate di classe. Chiavaroli 1 e 2 nella Plus. Migliorano le prestazioni di Roberto Chiavaroli, primo della Racing Start Plus, nella prima salita ed anche nella seconda gara, a bordo della Honda Civic Type R. No, allora me li taglio a zero, purché ti vince da tutte le parti. No, sono felicissimo perché comincia a quadrare la situazione. La Honda funziona, qui è andata ancora meglio, ho fatto sia l'assoluto di Racing Start Plus che l'assoluta di tutte le Racing Start. Onestamente devo dire che mi sono accorto che a fine prima manche sotto al paddock aveva una gomma flosciata.
l'ho rigonfiata più del dovuto e sono partito proprio dalla, non mi sono schierato prima e sono arrivato con la gomma afforciata, per cui un attimino di insicurezza l'ho avuta, però comunque mi anche la seconda manche ci aiuta ad affrontare la gara, diciamo, di campionato italiano che potrebbe essere di casa, che è Ascoli, tra 15 giorni nel migliore dei modi. Ovviamente la dedico a mia figlia che mi ha accompagnato il fine settimana.